Bentornato nel mio canale YouTube. È buio o chiaro oggi? Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per scoprirlo. Oggi è giovedì 22 luglio 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Conflitti scatenati dalla luna, ma l'ottimismo tiene. Opposta al vostro segno e in quadratura a Nettuno, la luna del giorno scatena una serie di disguidi fastidiosi, danni a indumenti o suppellettili di casa, accordi ancora fluttuanti in attesa di un secondo round e qualche problemino coi trasporti, col rischio di restare senza benzina o perdere una coincidenza ferroviaria. Niente paura, Venere e Marte in sestile vi infondono la presenza di spirito necessaria per sistemare tutto, con la forza dell'ottimismo e della tempestività che supera gli ostacoli trasformandoli in opportunità. Attenti invece alle battute, a voi, le vostre, fanno ridere, le trovate divertentissime, ma non è detto che il bersaglio della vostra ironia la pensi allo stesso modo. La parola che colpisce nel segno lascia tracce dolorose nell'anima. E il desiderio dell'amore stesso fatto persona, l'amante, la persona amata, colui o colei oggetto dei vostri desideri. È un corteggiatore, anche segreto, è l'amante clandestino, è la persona dei vostri sogni, anche inconfessabili. E anche l'attrazione che si prova tra due persone tanto più intensa quanto più evidente. È una storia d'amore che sta per sopraggiungere. Oggi accettate tutti gli inviti che vi faranno, conoscerete anche nuove persone. Attenti però agli adulatori, ce ne sono troppi. Troppo rumore non fa bene, siate riservati sulle vostre cose e fate attenzione ai vostri profili sui social network. Più privacy avrete, più avrete modo di proteggere la vostra vita. Siete ancora in tempo per fare chiarezza circa una situazione che ha creato delle occasioni per essere fraintesi. Ci sono proposte che vi verranno avanzate, resterete alquanto perplessi e interdetti. Datevi da fare, cercate di sostenere colloqui di lavoro e cercate bene assiduamente uno. Per chi lavora già è venuto il momento di impegnarvi di più. Certi giorni avete poca fiducia in voi stessi, ma oggi siete all'apice, siate ottimisti e fatevi conquistare dalla speranza. Manipolate con attenzione e prudenza eventuali elettrodomestici e apparecchi in tensione, fateli controllare soprattutto se sono vecchi. Non potreste desiderare di meglio che trascorrere una giornata intera con la persona che vi sta a cuore, e non è detto che questa ipotesi sia molto lontana. Alcuni single potrebbero restare oggi delusi da qualche incontro avuto recentemente. Oggi per alcuni sarà un giorno memorabile, chi per lavoro, chi in amore, troverà finalmente la serenità e le occasioni propizie per ottenere un successo meritato. Preparati a chiarire qualcosa con una persona che ti sta a cuore. I nati di giovedì potrebbero avere il chiarimento in giornata. Per evitare grandi errori, cercate di lasciare agli altri la parte finanziaria, in quanto i conti potrebbero non essere il vostro forte. Avete bisogno di ordine e disciplina per riuscire ad adempiere a tutti i vostri impegni. Non chiudetevi a riccio su voi stessi, avete bisogno di qualche stimolazione in più e non potete permettervi di rifiutare delle proposte allettanti solo perché avete paura di come la prenderà il vostro partner o i vostri colleghi. In questa giornata non sarà sufficiente la vostra eleganza e il vostro fascino per aver più potere sulle persone. Profilo dei transiti che prosegue con più forza le indicazioni positive iniziate nei giorni precedenti e che erano quelle di vedervi marciare verso un futuro che progressivamente diventava radioso. Intanto Marte, dal segno amico fidato del Leone, allevia alcune responsabilità che vi avevano gravato, in particolar modo nel settore familiare e se appartenete alla prima e seconda decade gemellina. La posizione del pianeta rosso favorisce chi di voi festeggia il suo compleanno dal 13 al 17 di giugno, con una bella iniezione di energia attiva, di voglia di emergere, di predisposizione a non lasciarsi soggiogare da nessuno. Per voi si preannuncia una giornata di fine luglio sottotono, nulla di grave ma potreste sentirvi un po' stanchi. Per quanto riguarda il lavoro, questo periodo sarà molto interessante. Perché non fare il punto della situazione e trarre qualche conclusione? Cari gemelli, oggi questa giornata inizia un po' sottotono ma niente di troppo grave. Sul lavoro questo è un momento interessante e ottimo per fare il punto della situazione.
Se volete continuare a mantenere una certa connessione con una persona speciale, in questa giornata dovrete impegnarvi e fare in modo che il vostro legame si rafforzi invece di affievolirsi. In poche parole dovrete alzare la cornetta, minimo. In serata potreste ottenere un appuntamento oppure no, ma l'importante sarà fare in modo di destare curiosità ed interesse nel vostro interlocutore in modo da spingervi a contattarvi nuovamente, per saperne di più. Antipatica la Luna all'opposizione, o meglio antipatica a voi, perché vista da altre prospettive, dal momento che la verità non è mai univoca, appare disponibile, allegrona, goliardica, insomma una stupenda compagna di viaggio, moderata quanto basta dal sestile di Saturno, che le impedisce di fare troppe follie in una volta. Il vero problema del vostro segno è la quadratura che la bianca signora forma con Giove allo zenith, generosissimo con tutti e perfino eccessivo con voi, molto dà, ma molto anche toglie, lasciando a voi l'onere di gestire autonomamente il vostro denaro con le vostre forze. E qui casca l'asino. Mercurio in seconda casa fa quello che può, ma l'imprevisto per voi è sempre dietro l'angolo. Amore ed Eros, sentimenti appassionati, perfino esagerati, ma instabili, basta un filo di vento per trasportare il cuore altrove e farvi volgere lo sguardo in un'altra direzione. Sospiri per una persona lontana che vi ha lasciati senza un ciao, sempre così, si rincorre ciò che non si ha, dimenticandosi di apprezzare ciò che invece è a portata di mano. Sia che lo facciate verbalmente, sia acquistando un regalo meraviglioso per la vostra dolce metà, sentirete altrettanto bene nel dare questo complimento quanto lo riceveranno. In effetti, qualsiasi modo per migliorare la relazione sarà utile. Una triangolazione fortunatissima tra il vostro segno con Venere e Marte, vi accompagna come un prodigioso talismano per i vostri successi amorosi. Specialmente se siete nati nella terza decade, aspettatevi eventi significatori di svolte capitali, acquisti di case, convivenze, scelte di contrarre matrimoni, nascite molto attese. Sappiate osservare beneficamente quanto i transiti planetari hanno preparato per voi. Lavoro e denaro, trattative rallentate, comunque fruttuose. Guadagnate discretamente e potreste anche risparmiare di più, non fosse per qualche imprevisto che vi costringe a spese non preventivate. Ma non tutto il male vien per nuocere, strisciare la carta di credito a voi non spiace mai, soprattutto se vi distrae da un problema sentimentale causa di malinconie e qualche lacrimuccia. Un bel viaggio programmato con cura rischia di saltare all'ultimo minuto, non solo per i problemi pandemici. Sono le vostre sicurezze a vacillare, il timore di trovarvi in preda a qualche guaio vi fa desistere prima ancora di provarci. Siate determinati e decisi con un collega che sta manifestando tutta la sua slealtà. Riprendete la situazione in mano e concludete una volta per tutte le attività in sospeso. Successi per voi. La bella combinazione astrologica che questo nuovo giorno si disegna nel vostro cielo, vi promette sicuri avanzamenti di carriera e occasioni da non perdere in campo professionale, specie se appartenete alla seconda decade. Sappiate, laddove ce ne fosse bisogno, compiere una scelta decisa. Benessere, un movimento brusco eseguito a freddo, cercando di allenarsi e di perdere quel po' di ciccia che vi è rimasta attaccata dal lockdown, ed ecco che strillati di dolore. Per fortuna passa in fretta, ma la voglia di far ginnastica è già passata. Un filo golosi a tavola, specie se qualcuno in casa cucina molto, troppo bene. Neppure il sonno per voi è un problema, sarete anche nervosi, ma quando toccate il vostro bel lettuccio fresco e profumato, dormite come neonati 9 ore di filato e se non ci fosse la sveglia. Andreste avanti ancora. Ma di che segno siete, gemelli o ghiri? Con il transito odierno, potresti sentirti motivato a partecipare ad alcune attività di gruppo che coinvolgono la pianificazione e l'aiuto agli altri. Anche se è una festa di compleanno di un amico, coinvolgiti, rispettando gli altri. Per lei, dal flirt alla storia impegnativa il passo è breve e ora vi sentite pronte per affrontarlo, belle novità sentimentali in arrivo. Per lui, se scoprite di desiderare un figlio parlatene apertamente con lei. Se lo avete già e vi ha dato dei pensieri, rassicuratevi, problema superato. Colore delle emozioni, ciclamino. Barometro dell'umore, variabile,
Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.